padre, la Santa Chiesa Cattolica chiede che sia ordinato vescovo il presbitero padre Paolo Pizzetti. Avete il mandato del Papa? Sì, l'abbiamo. Se ne dia lettura. Sedetevi. Francesco, vescovo, servo dei servi di Dio, al diletto figlio Paolo Pizzetti, membro della Compagnia di Gesù, nominato vicario della Latonia e contemporaneamente insignito del titolo della Chiesa di Tape, salute e apostolica benedizione. Siamo molto attenti alle necessità spirituali dei cari fedeli della Latonia, che dopo la morte del venerato fratello Luigi Padovese, dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, attende la propria guida. Volendo insediare così il nuovo sacro pastore, abbiamo pensato a te, figlio diletto, che, ricco di molte qualità, ti sei distinto in modo insigne nella funzione sacerdotale e nell'esercizio dell'apostolato, e soprattutto hai guidato con particolare impegno la comunità padovana dell'Antonianum, come pure il centro di formazione cristiana, e per questo sempre adatto anche ad un incarico di maggiore responsabilità. Pertanto, accogliendo il parere della Congregazione per le Chiese Orientali, con la nostra autorità apostolica ti nominiamo vicario apostolico della Latonia e insieme vescovo col titolo di tale, con tutti i diritti e i doveri derivanti dal tuo ufficio e nella tua destinazione in rapporto alle norme del codice di diritto canonico. Per l'ordinazione episcopale, come per la professione di fede e la promessa di compiere fedelmente l'ufficio, osserverai scrupolosamente quanto prescrive il diritto. Avrai cura che in modo adatto siano portati a conoscenza della nostra decisione il clero e i laici della Latonia. Esortiamo inoltre gli amati figli e figlie in Cristo perché giungendo ti accolgano come legittimo pastore e sin dall'inizio seguano con animo alacre l'amorevole guida. Desideriamo molto infatti che tu stesso, figlio diletto, vivendo sin dall'inizio con diligenza la carica episcopale, con la preghiera e con l'esempio della vita quotidiana, infonda nei tuoi fedeli sollievo e speranza, sempre confidando nel Divino Maestro e nella sua Beatissima Madre. Dato a Roma, presso San Pietro, il 14 agosto, nella memoria di San Massimiliano Maria Corte, presbitero e martire, nell'anno 2015, terzo del nostro pontificato. Firmato Francesco Papa, Francesco Felice, protonotario apostolico.